ai pazienti molto spesso hanno delle problematiche di invecchiamento cutaneo, il chronoaging classico, oppure i danni da sole, che sono particolarmente diffusi in Italia. E allora la terapia con gli skin booster effettivamente dà un risultato assolutamente buono, apprezzato dal medico ma anche dal paziente, perché questa deve essere intesa come un'idea di terapia progressiva e non di semplice trattamento estetico, perché non lo è. È vero che nell'immediato noi abbiamo un effetto di aumento dell'idratazione, ma in progressione abbiamo proprio un miglioramento reale della qualità complessiva della pelle. È una cura, quindi si fa in più step. Il protocollo medio prevede 3 applicazioni ogni 4-5 settimane l'una dall'altra e dei richiami a distanza dopo 5, 6 o 8 mesi dal completamento del trattamento. Può essere utilizzata la terapia con gli skin booster, quindi iniezioni di acido ialuronico a piccole particelle, tecnologia NASH skin booster, anche nel trattamento insieme ad altre metodiche delle cicatrici da acne, che come si sa bene sono un argomento di particolare sofferenza per i pazienti che ne sono affetti. E in progressione, utilizzando questi skin booster, possiamo avere un miglioramento, come già segnalato dalla letteratura scientifica. Già esiste infatti sull'argomento una letteratura che ci autorizza a procedere sulla strada di questo percorso terapeutico.